Ed eccola qua, il logo nero, calandra nuova, parecchi aggiornamenti sul lato tecnico e sul lato estetico, e questa è la nuova Hyundai Tucson che arriva proprio a metà anno per il 2024-2025. Ci sono parecchi aggiornamenti, ma ci concentriamo oggi soprattutto anche sul fatto che c'è una versione ibrida che è la versione probabilmente più equilibrata fra la plug-in, che è questa, e le versioni diesel, le versioni benzina tradizionali mild hybrid, che compongono comunque sempre la gamma. Ci sono tanti aggiornamenti all'interno, adesso li andiamo a scoprire qui su automoto.it. Cominciamo proprio dal frontale, che presenta, come oramai è classico per la Tucson, questa sezione a più livelli che riguarda ovviamente DRL e luci di posizione e fari LED, che adesso sono anche di tipo Matrix. Questa è la versione top e ha quindi tutta la parte della griglia anteriore sviluppata sul tema del nero lucido o del color carrozzeria lucido, cerchi da 18 o da 19 pollici, in questo caso 19 pollici Michelin. La fiancata rimane in buona sostanza la stessa, con queste scalfature che sono molto belle, che sottolineano il fatto di avere una SUV che è piuttosto alta come quota, come altezza di padiglione, quindi un bel muso alto, ben visibile anche dall'interno, padiglione alto e dimensioni che sostanzialmente non sono cambiate rispetto alla versione precedente. Quindi 4,51 m di lunghezza, 268 di passo, e anche dietro troviamo parecchie novità, anzi forse dietro è dove è cambiata di più la versione 2024-2025. La prima cosa che si nota è che il logo Hyundai è stato messo sotto vetro, quindi è scomparso dal portellone vero e proprio, ma è stato messo qui sotto, e sembra che sia scomparso anche il tergirunotto. In realtà no, il tergirunotto è stato infilato qui sotto lo spoiler, perché viene innanzitutto protetto maggiormente, poi soprattutto libera spazio visuale proprio attraverso la vetratura, questo per poter percepire meglio ciò che succede dietro. Anche qui il gruppo luci, la firma delle luci è piuttosto unica e tipica della Tucson. È stato rivisto anche lo scivolo posteriore con gli scarichi. Questa è la versione ibrida plug-in, qui vediamo la presa di ricarica, anche se poi andremo a provare su strada la versione ibrida, full hybrid, anzi, proprio la versione di mezzo, quella che probabilmente compendia meglio la questione consumi, costi e economia d'esercizio ed efficienza. La nuova Hyundai Tucson è da scoprire soprattutto dentro, perché abbiamo visto gli aggiornamenti esterni, tutta molto più carina, ma dove davvero cambia la situazione è qui all'interno. Innanzitutto la plancia, come vedete non c'è più un doppio schermo separato, ma un'unica entità che incorpora due schermi digitali da 12,3 pollici, uno dedicato ovviamente alle informazioni di guida quando la macchina è in strada e un altro dedicato all'infotainment. Tutto molto ben strutturato, perché ok i comandi touch, ma tutta questa zona della plancia invece è stata conservata come un sistema a sé, che riguarda sia la climatizzazione, questo pannello è un pannello touch che ovviamente si accende quando si accende la vettura e diventa la zona dove si governa principalmente la strumentazione e la climatizzazione. E qui invece dei comandi rapidi per poter accedere direttamente alle informazioni della plancia, che sono per esempio la home page piuttosto che la mappa, la ricerca o la riproduzione del multimedia. Ottima idea questa, perché tiene separati e anche più ergonomici determinati comandi di uso comune, pur mantenendo comunque una bella linea, una bella funzionalità dei comandi touch per quello che riguarda il clima. Poi avrete visto forse una cosa in più qua, è sparita la leva del cambio. Una volta la Tucson aveva il selettore delle marce automatiche qui sul tunnel, non c'è più e si trova invece qui dietro il volante. Una scelta di design che sta riguardando molte altre automobili della Hyundai che hanno
il cambio automatico, perché libera, soprattutto libera spazio, qui vedete quanto spazio c'è per oggetti vari, e crea la possibilità di arredare il centro della vettura con questo tunnel molto importante. Bisogna dire che è molto importante, c'è molto spazio anche sotto, ma soprattutto un tunnel che ha molte funzioni. Qui vediamo innanzitutto una serie di comandi che sono anche questi di uso molto frequente, quindi l'utilizzo per il tipo di terreno e il drive mode, l'auto hold che serve per evitare che l'automobile abbia trascinamento con il cambio, la scelta fra ibrido e puramente elettrico. Ricordiamo che questa è una plug-in, ma ovviamente ci sono in gamma altri modelli elettrificati, e altri comandi. Qui c'è una presa di ricarica per il telefono wireless, e naturalmente l'auto prevede anche la connessione con Android Auto ed Apple CarPlay senza fili. Molto belli i materiali della plancia, che si sviluppa su questo livello orizzontale porta oggetti, un po' stile tascone. Bisogna stare attenti a ciò che ci si mette, perché qualche volta gli oggetti scivolano in questa posizione, però ci sono dei piccoli fermi. Molto bello questo materiale, che sembra tessuto, un rivestimento in tessuto, e anche questa parte superiore che è decisamente morbida. Qui sotto troviamo plastiche un po' più rigide, ma ugualmente molto ben rifinite. Andiamo a vedere le porte. Anche qui una porta in realtà complessa da costruire, anche costosa. Parte superiore morbida, con integrati i comandi delle memorie per quello che riguarda i sedili, di nuovo parte centrale in tessuto che si raccorda con questa parte della plancia. Guardate com'è arredata anche bene questa plancia, che riporta lo schermo quasi sospeso, una bella soluzione di design anche questa. Continuazione con materiali e copelle e tutti i comandi classici, e qui sotto tasche abbondanti per poter sistemare anche una bottiglia dell'acqua. Gli interni non sono floccati, ma comunque la solidità e la robustezza è sicuramente di alto livello. Andiamo a vedere i posti dietro. La Tucson è sempre stata una buona vettura per quello che riguarda l'abitabilità, per quello che riguarda la capacità di ospitare anche 5 persone. Qui dietro abbiamo ovviamente la parte del clima regolabile, bizona, con davanti e di dietro. Questi due comandi non sono molto comuni, non li trovate su tutte le macchine, servono per poter spostare lo schienale, aggiustare la regolazione dello schienale, ma anche far scorrere il sedile avanti e indietro da parte del guidatore, quando per esempio il passeggero che siede qui non è in grado di trovare i comandi e le regolazioni giuste da solo. Ecco qui il divanetto posteriore per 3 persone, con suddivisione 40-20-40, pavimento quasi completamente piatto e una buona disponibilità di spazio. Guardate le mie gambe, sapete quanto sono alto, io qui dietro ci sto piuttosto comodamente, senza grandi problemi, e ho anche parecchio spazio sopra alla testa per poter godere di libertà di movimento. È tutto nuovo anche il volante a 3 razze, con i tradizionali comandi per quello che riguarda i sistemi di sicurezza e per quello che riguarda la multimedialità. Una cosa curiosa che vi faccio vedere è che, una volta, ricordate, qui c'era la H di Hyundai, non c'è più la H, ci sono 4 puntini, e questi 4 puntini rappresentano la lettera H in codice Morse. È diventato un messaggio molto più sintetico e originale. Andiamo a vedere però il bagagliaio, che è sempre una caratteristica importante su automobili che devono servire per i lunghi viaggi e per la famiglia. 616 litri di volume per la versione full hybrid, del tutto ricoperto di moquette sulla parte inferiore, con un vano per gli accessori. Qui plastiche rigide, purtroppo queste si rigano spesso con i bagagli, quelli che sono un po' spigolosi. Sarebbe stato meglio avere una moquette. Un buon tendalino, che però è del tipo morbido, quindi non si possono appoggiare oggetti su questo tipo di tendalino. Il sistema di apertura del bagagliaio è automatico, semplicemente avvicinandosi con la chiave, e all'interno troviamo altre commodities, tipo per esempio questa leva che permette di ribaltare i sedili, come detto, suddivisi tra 40, 20 e 40. Questo per lasciare uno spazio in mezzo per carichi lunghi, per esempio. La parte interna è rifinita mediamente, qui non c'è il trasparente, quindi anche qui, naturalmente, anche in Hyundai si bada al sodo per risparmiare dove è possibile risparmiare senza inficiare la qualità e la percezione di qualità complessiva. Bene, adesso è il momento di andare su strada, quindi scendiamo di sotto e andiamo a fare la guida della nuova Hyundai Tucson con motore full hybrid.
Il lancio della nuova Tucson è stata anche l'occasione per presentare questo nuovo hub che Hyundai ha creato qui a Milano, direi il più grande, il più importante, con la collaborazione di Auto Torino, ed è davvero un centro importante con quasi 6.000 metri quadrati di esposizione, assistenza, magazzino ricambi, e ci saranno rappresentati tutti i modelli Hyundai della gamma presente e futura. Ed ecco che è arrivato il momento di arrivare a mettere le ruote sulla strada con la nuova Hyundai Tucson 2025, aggiornata come abbiamo visto in tante parti dell'estetica, ma soprattutto aggiornata dentro. È cambiata davvero radicalmente. Prima c'erano schermi separati, adesso uno schermo unico. Migliorati gli ADAS, migliorata anche l'integrazione dei comandi con la climatizzazione, come abbiamo visto nella descrizione della macchina ferma. La guida è ancora quella della vettura con il full hybrid, quindi intanto un riepassino: la Tucson sappiamo che c'è a benzina, c'è a gasolio, c'è ibrida plug-in, c'è una mild hybrid a 48 volt e c'è la full hybrid. La full hybrid è quella che riesce a compendiare, secondo me, nel modo migliore le caratteristiche di consumo basso. Una vettura divertente da guidare, anche abbastanza agile, non è una vettura sportiva, lo si intuisce anche dal fatto che rolla parecchio, ha uno sterzo turistico, niente di sportivo, benché ci sia un programma sport che si seleziona attraverso il drive mode e che dà un tantino di brio in più alla vettura proprio per poterla spingere nel momento in cui c'è magari una strada divertente dove poter scatenare tutti i cavalli elettrici e a benzina che la Tucson è in grado di dare. Devo dire che la nuova impostazione della plancia durante la guida è molto gradevole. Aver spostato la leva del cambio dalla posizione del tunnel centrale a una posizione qui sul volante l'ha resa molto più fruibile, molto più immediato il cambio di marcia, anche se poi in realtà non è che si utilizzi più di tanto se non in manovra. Una cosa che sottolineo sempre che ha la Hyundai e non è così comune rispetto alle altre auto è quella di avere anche le palette al volante. Palette al volante che servono per il recupero di energia. Ci sono quattro posizioni diverse, da un recupero zero, quindi senza particolare recupero elettrico, senza regen, fino a una posizione 3, un livello 3, che ha il massimo del recupero e che si usa soprattutto in città. Bisogna dire che in tutte le posizioni del recupero la presenza del pedale, la azione del pedale del freno è molto immediata, proprio concentrata nei primissimi millimetri di corsa. Il livello di recupero sul livello 3 è abbastanza forte da poter guidare quasi con un pedale solo, quasi l'effetto one pedal track. Non si arriva proprio all'arresto totale della vettura, ma ci si avvicina molto. Oggi si guida a Milano, guida quindi stop and go, semafori, rotonde, circonvallazioni, faremo anche un giro in tangenziale per vedere soprattutto come vanno i consumi. In questa prima parte della città, dove si sfrutta molto la parte elettrica perché c'è tanto recupero di energia, sono arrivato a 5,7 litri per 100 km, che vuol dire quasi 20 km con un litro, 18-19 km con un litro, il che in città direi che è un ottimo risultato per una full hybrid. Non siamo magari ai livelli di una Toyota Prius, però siamo comunque nell'intorno della media di tutte queste auto full hybrid che usate in città, sono molto più efficienti. Scenderà un po' questa media, quindi arriveremo intorno ai 16 km con un litro, probabilmente entrando in tangenziale. Milano è stata molto colpita dalle piogge negli ultimi mesi e questo naturalmente ha provocato un dissesto delle strade piuttosto pesante, che ancora non sono state riparate del tutto, buche e irregolarità dell'asfalto, e questa mette alla prova le sospensioni. Nel caso della Tucson devo dire che finché ci si muove a bassa velocità con le irregolarità dell'asfalto, un asfalto particolarmente ruvido, le vibrazioni vengono filtrate davvero molto bene. L'abitacolo è quasi totalmente silenzioso, non c'è rumore di fruscio dalle ruote, non ci sono assolutamente scricchiolii dalla carrozzeria e gli urti e le asperità della strada vengono filtrate molto bene dalla sospensione, non attraverso la risonanza di cassa. Quindi il muoversi in città in mezzo al traffico si percepisce molto bene anche
una buona visuale, un buon arrangiamento di tutte le superfici vetrate, specchi medio grandi ma comunque posizionati in basso, che non tolgono troppa visibilità qui sul montante di sinistra, che non è nemmeno dei più grandi in assoluto, e bene anche la visibilità attraverso lunotto posteriore, che è molto inclinato ma abbastanza grande da permettere di vedere bene all'indietro. La nuova Hyundai Tucson è piena di sensori di ogni tipo, sia per quello che riguarda la guida, quindi gli ADAS, per esempio la spia che segnala quando si sta superando il limite di velocità, oppure quando ci si avvicina troppo a un'automobile rispetto alla distanza di sicurezza, ma anche sensori che riguardano le telecamere esterne, il parcheggio e la possibilità di utilizzare anche gli ADAS, sia per quello che riguarda il mantenimento di corsia che per quello che riguarda la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che sta davanti. Continuo il test sulla tangenziale di Milano, dove è possibile raggiungere velocità un po' superiori, 90 all'ora, e già qui vediamo che il consumo è leggermente salito. Siamo intorno ai 7,5 litri per 100 km, quindi tra i 14 e i 13 km con un litro. Considerando che si tratta di una sport utility, quindi di un'automobile con un'aerodinamica non favorevole ovviamente ai consumi, direi che non è male. Complessivamente la media di un viaggio di un uso molto prolungato può collocarsi fra i 15 e i 16 km con un litro nella media generale. La modalità sport aggiunge quel pizzico di vivacità sotto il pedale dell'acceleratore che serve per divertirsi un tantino di più, e comunque le prestazioni della nuova Hyundai Tucson Full Hybrid non sono niente affatto male. E per finire parliamo dei prezzi della nuova Hyundai Tucson. Si parte dalla versione X-Tech, che costa 36.800 euro, trazione anteriore, per passare poi alla versione Business, che costa 39.300 euro con la trazione anteriore e circa 2.000 euro in più per la versione a trazione integrale. E per questo è tutto per Automoto.it, ci vediamo al prossimo video.